Ciao a tutti, oggi vedremo come migliorare un alimentatore stabilizzato da 12,6 volt e 3 A con limitatore di corrente. Dopo anni di onorato servizio ho ceduto il transistor di potenza, quindi ho deciso di migliorare le funzioni del vecchio alimentatore e trasformarlo in un alimentatore stabilizzato variabile con corrente controllata e dotarlo di uno strumento di misura multifunzione che fungerà da voltmetro, amperometro, wattmetro, eccetera. Adesso vediamo come montare il nuovo circuito di controllo. Innanzitutto montiamo le resistenze sulla basetta. Andrea mi aiuterà a montare e saldare tutte le resistenze. Il valore delle resistenze può essere determinato attraverso il codice dei colori che, se volete, posso spiegarvi in un futuro video tutorial. Pieghiamo i reofori delle resistenze dei diodi e li inseriamo nei fori della piastra e li ripieghiamo nuovamente per tenerli aderenti durante la saldatura. Dopo aver inserito le resistenze, iniziamo a saldarle con lo stagno. Con una piccola tronchesina tagliamo i reofori in eccesso. Al saldatore abbiamo Andrea che a soli 12 anni ha imparato a leggere il valore delle resistenze e saldarle sulla basetta. Ora altri componenti. E infine i potenziometri che serviranno per regolare sia la tensione che la corrente. Prima di saldarli è consigliabile stagnare i cavetti e i contatti. A questo punto vediamo dove inserire i nuovi componenti. Disegniamo anche il layout, ovvero la disposizione dei fori e la grafica del frontalino. Foriamo il pannello frontale per inserire lo strumento di misura, i potenziometri, il connettore di uscita supplementare e foriamo anche lo chassis inferiore per alloggiare la nuova scheda. Ed ora vediamo le varie parti dell'alimentatore rinnovato. Abbiamo il trasformatore con il relativo fusibile di protezione, il dissipatore posteriore che servirà per raffreddare lo stabilizzatore a 12 V che ho messo al posto di quello in dotazione da 24 V. Gli chassis inferiore e superiore. In quello superiore è stata applicata una ventola di un vecchio microprocessore. Mentre nello chassis inferiore sono stati applicati due dadi per fissare la nuova scheda di controllo.
Assieme ai cavetti della ventola è stato collegato il LED recuperato dal vecchio alimentatore, che fungerà da spia di accensione. All'interno della guaina è stata saldata una resistenza da 1000 ohm per limitare la corrente nel LED. Nella vecchia scheda è danneggiato solo il transistor di potenza, tutto il resto è ancora in buono stato. Nei cavetti giallo e nero è stato connesso un LED che diventerà rosso quando la corrente impostata in uscita viene superata. Per migliorare il raffreddamento dei componenti ho creato una piccola prolunga anche allo stabilizzatore di tensione da 12 V che ho messo al posto di quello in dotazione da 24 V. Iniziamo ad assemblare i vari dispositivi. Prima di tutto fissiamo la scheda. Ho dovuto sollevare leggermente i supporti del trasformatore per permettere un migliore alloggiamento della scheda di controllo. Prima però inseriamo il cavetto di alimentazione. Connettiamo l'uscita del trasformatore all'ingresso della scheda. Fissiamo lo stabilizzatore di tensione con un po' di pasta termoconduttiva e mica isolante. Colleghiamo il cavetto di alimentazione della ventola e del LED. Ora che abbiamo inserito e collegato tutti i vari componenti, chiudiamo lo chassis. Inseriamo le viti, le stringiamo e siamo pronti per il test finale. Accendiamo l'alimentatore. Ruotando il potenziometro di sinistra possiamo variare la tensione.
mentre con il potenziometro di destra possiamo regolare la corrente massima in uscita. Entrambe le regolazioni permettono di stabilire la giusta tensione di alimentazione di un qualsiasi dispositivo elettronico che funzioni con basse tensioni continue. Ora proviamo questa ventola che ha una tensione nominale di funzionamento di 12 V e un assorbimento di corrente di 0,17 A. Come si può vedere dalle immagini, possiamo leggere la tensione in uscita, l'intensità di corrente erogata, la potenza e anche l'energia consumata. Si può anche notare che quando interviene il limitatore di corrente si accende il LED rosso posizionato tra i due potenziometri e la corrente e la tensione non aumentano. Per testare in maniera semplice la potenza massima erogabile utilizziamo una lampada alogena per auto che necessita di una potenza paragonabile a quella necessaria per alimentare un computer portatile. Vediamo che il nostro alimentatore riesce a erogare una potenza che supera i 40 W e una corrente superiore ai 3 A. Se avete domande e richieste di altri tutorial sui temi presenti nel mio canale, scrivetemi nei commenti oppure sui vari social. Arrivederci al prossimo video!